Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Era un video che avevo già accennato a qualcuno di voi, ma che ho trovato solamente adesso, appena arrivato a casa, ho trovato solo adesso il tempo di farlo, quindi non durerà tanto, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, mi stanno arrivando sempre di più richieste di mi pubblicizzi, mi fai sponsorizzi, queste cose qua. Io ragazzi, cioè, dato che sono di buona anima, lo faccio. Però capite che essendo così tanti, io va a finire che perdo i nomi, va a finire che mi dimentico, perché tra tutti i pensieri che ho in testa, poi giustamente vi arrabbiate e quant'altro. Allora ho deciso di fare questa cosa che durerà per non tanto, perché poi finirà nel dimenticatoio, quindi durerà proprio un paio, due o tre puntate massimo. Allora, ho deciso ragazzi che sponsorizzerò gli utenti in un video a parte, cioè farò, diciamo, non lo so come lo chiamerò, sponsor time, non lo so, qualsiasi cosa, mi inventerò lì sul momento, e lo farò tipo la domenica, lunedì, sabato, cioè mi gestirò io quando è meglio farlo, più la domenica direi. Farò questo sponsor time dove tutti quelli che mi hanno chiesto di essere sponsorizzati verranno citati nel video e farò anche qui quest'angolino oppure in quest'altro qua, quassù, dove c'è magari un po' di bianco, no? Qua. Metterò una didascalia che faccia con buon contrasto e metterò anche il vostro nome. Allora, se l'idea vi può piacere, fatemelo sapere facendomelo capire in qualche modo, cioè insomma devo avere anche un certo consenso, perché se no è solo una perdita di tempo. Allora, come fare per chiedermi di essere sponsorizzati? Cioè, io diciamo stabilisco un metodo che però vale per tutti, perché se uno mi chiede di essere sponsorizzato da una parte, poi uno me lo scrive dall'altra, un altro me lo scrive lì sotto, e uno di qua, faccio un casino. Allora, ragazzi, mi mandate un messaggio privato. Io leggo il vostro nome, leggo il vostro nome e nella puntata che deve venire citerò i vostri nomi. Nel caso mi dovessi dimenticare, fatemelo sapere e lo farò la volta dopo. Cioè, ovviamente tutti verranno sponsorizzati quelli che me l'hanno chiesto. Ovviamente è una cosa riservata a quelli che ne hanno un po' bisogno. Quelli che sono abbastanza a posto sarebbero esonerati in teoria. Allora, poi che cosa c'è da dire? Allora, le modalità sono queste. Fate attenzione perché voi capite che sponsorizzo e quindi subito dritto a commentare. Ascoltate tutto il video, per favore. Mandate un messaggio privato a me. Hanno cambiato il modo di mandare i messaggi privati, ci hanno cambiato sezione, non ci vuole niente a cercare, basta esplorare 2 minuti di più YouTube, basta esplorare il mio canale cercando nelle discussioni, nelle informazioni, poi scalando nelle pagine c'è invia messaggio, basta trovare, basta 2 minuti bastano per cercarlo, basta arrangiarsi un attimo, cercate di impararlo perché se vi devo mettere pure a spiegare dov'è è un casino proprio. Allora, in questo messaggio privato vedrò il vostro nome, vostro messaggio, mi chiede di sponsorizzarvi e se volete, non è obbligatorio, lasciate un messaggio anche per quelli che lasciate un messaggio a quelli che vorreste che vi seguissero, cioè nel senso mi scrivete il vostro nome, poi scrivete un commento, una frase, qualcosa che inciti a iscrivervi, non è obbligatorio, però arrivare lì a elencare i nomi, tac, 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 invece di dire lui vuole essere sponsorizzato e vi dice che farà questo, questo, questo. E così magari cioè, chi guarda il video è più portato a scegliere qualcosa che gli interessa di più. Cioè, ripeto, non è obbligatorio scrivere qualcosa, però se volete, magari non lo so. Ecco, questa è la mia idea. Quindi, ragazzi, essere iscritti al mio canale, ovviamente. Mandare l'MP, mandarmi solo MP, quindi quelli che mi manderanno commenti o altre cose non li prenderò in considerazione perché non ci riesco, e poi anche perché sono stufo di parlare a vanvera e nessuno mi ascolta,
E quindi niente, ragazzi, questi sono i metodi, i modi. Poi se volete scrivete sta frase per incitare ad iscrivervi. Quindi MP, iscrizione al mio canale e poi mandate il messaggio. E io verso una domenica, lunedì, cerco di pubblicare il video. Bene, questo era il video. Adesso vi dico che cosa farò nei prossimi video, dato che me lo chiedete sempre e per me è più difficile girarli. Allora, ho sbustato un terzo Sanctum, quindi sono abbastanza indeciso sul cosa fare. Ho una decklist molto pazza in testa, però devo aspettare un mio amico che è andato in vacanza e non so quando torna. Quindi, dato che ha il mio terzo Sanctum e un Moraltak, non posso fare una decklist a metà. Poi farò l'Evol, farò l'Evisworm, farò il video sul meta e poi farò il video su delle spiegazioni riguardo a certe tematiche inerenti all'anime di Yu-Gi-Oh! Certe tematiche che sono abbastanza serie, possiamo dire, che hanno dato origine al pregiudizio che tutti dicono, ma non un pregiudizio gioco da bambini, ma un pregiudizio un pochettino più marcato, un pochettino pesante. E in questo video, ragazzi, che tratterà degli argomenti abbastanza così, cioè non di facile, cioè non così alla portata di tutti, metterò il limite d'età, lo dico subito. E avvertirò anche che se uno è abbastanza che si impressiona di non guardare il video, lo dico subito. Perché ci sono parecchie cose da dire. Quindi niente, questo video che ho già preannunciato nel live, dove parlerò di tematiche anche abbastanza importanti anche su Yu-Gi-Oh!, parlerò anche di curiosità sia su Yu-Gi-Oh! Ma anche su una cosa dei Pokémon addirittura, che è una cosa veramente, veramente, che per chi non la sa potrebbe lasciare addirittura a bocca aperta, cioè bocca aperta, potrebbe essere in qualche modo. Ovviamente parlerò molto di Yu-Gi e proprio una parentesi così sui Pokémon ovviamente, per riunire un po' il tutto, così tanto per, ovviamente. Molto bene, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, vabbè, non c'è niente da piacere, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'idea, scrivetemelo con un commento, qualsiasi cosa, non lo so, ricordatevi quello che vi ho detto, ascoltate tutto il video per favore e vedete di capire, ripeto un'altra volta, essere iscritti, mandare messaggio privato con tutto quello che vi ho detto e poi lì la cosa si risolve. Questo è per far fronte a tutti quelli che mi chiedono di essere sponsorizzati. Io faccio questo sforzo, lo accetto, lo faccio e lo faccio volentieri, però più di così ragazzi non posso fare. I canali consigliati per fortuna c'è la riproduzione casuale, quindi ne riesco a mettere un po' più di 10, ma poi basta perché cioè, è ridicolo avere una lista così di canali consigliati. E poi ragazzi vi dico che io questo sforzo lo faccio, più di così non posso fare. È ora che andiate anche a chiedere a qualcun altro, dato che non sono l'unico sulla piazza, spero. Bene, da MickeyPerfect96 è tutto. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti quanti voi e alla prossima, ciao!